Da oggi su Netflix è disponibile il nuovo modulo per scaricare visure e bilanci. Ci si può arrivare tramite una pratica, all'interno del menu pratica troveremo la voce visure e bilanci. Lo stesso modulo si può raggiungere dall'esterno, dal menu utilità, l'ultimo menu in basso a sinistra, ci sarà sempre la voce visure e bilanci. Prima di iniziare bisogna avere del credito all'interno di Netflix. In questo caso c'è, ma per ricaricarlo basta cliccare su gestione credito, ricarica credito adesso e scegliere se ricaricare il conto dello studio, quindi disponibile a tutti gli utenti presenti all'interno dello studio, o il conto personale, che sarà disponibile solo per l'utente che ha effettuato la ricarica. Una volta confermato, possiamo tornare al menu delle visure e bilanci. Qui possiamo scegliere se fare una ricerca per imprese o una ricerca per persone. Vediamo l'esempio di una ricerca per imprese. Basta cliccare sul pulsante. Ovviamente scegliere l'impresa, quindi mettere il nome. Scegliere una provincia per la ricerca. Volendo abbiamo anche un quadro di ricerca avanzata con vari filtri per fare in modo che la ricerca sia sempre più precisa. Basta premere il pulsante avvia la ricerca ed ecco i risultati. Adesso possiamo scegliere se scaricare una visura ordinaria, una storica o l'ultimo bilancio. Quello vicino è il prezzo che verrà scalato dal credito ricaricato in precedenza. Una volta cliccato sul pulsante, mettere una descrizione file, scegliere il credito e fare conferma. Premendo su Vai all'area Download ci sarà il quadro di tutti i file scaricati finora. In giallo c'è il file in attesa di essere scaricato, che può essere appunto scaricato, magari sul computer, o messo direttamente all'interno della pratica. All'interno della pratica lo troveremo ovviamente all'interno del menu Documenti. La ricerca per persone è esattamente uguale, basta scegliere la persona fisica o giuridica, ma il procedimento è esattamente lo stesso. Premendo il pulsante Vai ai download si può vedere tutto il materiale scaricato da quando si è iniziato ad usare il modulo visure e bilanci.